Titulu Sprufun Rusciuniru. O Ceppo, c'hai una sete che me se porta via. Che me vuoi da? O Verzevù, che vuoi che te dago? Lo solito, un grappì. O Verzevù, altro che broccata d'ossigeno. Giovedì a San Siro ci siamo respirati delle fraturenze che ci ha lasciato senza fiato. Ormai non c'è più speranza. Siamo una squadra di vrocchi e non potevamo avere per allenatore che uno che portava proprio il nostro nome. Ha schierato proprio la squadra che voleva il presidente, il cavaliere, lui era un giullare. Ormai per Gastò è diventato peggio di Zambaria a Palermo. Allenatori cambiati come le figurine e soprattutto infinite figuracce di merda. Onda lasciato in panchina per schierare fuori classe Poli, accompagnato da sua immensità Boatè, raccomandato in mezzo al campo. Boatè, preteso a gran voce dalla velina che l'ha raccomandato lo cavaliere, che non si reggia nemmeno sul campo. E poi, per chiudere in bellezza, la sostituzione di Vacca, costati 30 milioni con Menezze, per lasciare in campo sempre lui, l'eterna presa per il culo, Balotelli, che tra l'altro non è neanche di de proprietà del Milan, ma dello Liverpool. Eh sì, lui fuori classe doveva rimanere perché c'era Conte in tribuna e a Speranza d'Azzurro. E Gallià ci tenia particolarmente che dimostrasse di meritarsi lo Milan, a spese del poro Vacca, che giustamente si è incazzato. Ormai siamo allo delirio, ci vorrà una squadra di psichiatri per capire che sta a combinare i nostri scemi dirigenti. Ah, ci hanno distrutto una storia, un capolavoro dello sport. Brocchi eramo, brocchi simo e brocchi restiremo fino a quando ci saranno sti giocatori a disposizione e sti dirigenti. Tra l'altro, la formazione schierata dal barboncino di Arcore, seduto sulla panchina, era proprio quella che voleva il nostro Vergastò, lui delirante. Game over, famiglia per Gastò e maggiordomo Clochard Gallià. Noatri, Geppo e Belzebù non volimmo né onori né titoli, né diventare signori. Volimmo di questo pubblico ristare servitori.